Ora vediamo un caso particolare di urto obliquo. È un caso che comunque è frequente nel gioco del biliardo. È un caso che richiede tre condizioni: che le due biglie abbiano la stessa massa, che la biglia bersaglio B sia ferma e che l'urto sia elastico. L'ipotesi di urto elastico è abbastanza ragionevole nel caso del biliardo, delle biglie che si colpiscono, perché in pratica l'energia cinetica si conserva nel caso di urto tra due biglie. Scriviamo quindi le due formule di conservazione, la conservazione della quantità di moto totale e dell'energia cinetica totale. Quello che troveremo alla fine con queste ipotesi di partenza è che le due biglie escono dall'urto ad angolo retto. Vediamo la dimostrazione. La quantità di moto totale prima e dopo è la somma delle singole quantità di moto delle due biglie A e B. A è la biglia blu e B è la biglia rossa che è ferma. La quantità di moto della biglia rossa all'inizio quindi è 0. E questa invece è la somma delle due quantità di moto dopo l'urto, quindi le quantità di moto d'uscita, dove vediamo appunto le velocità con gli apici. Questa è una relazione vettoriale, quindi si tratta di somme tra vettori. Questo perché l'urto avviene su un tavolo da biliardo, quindi è una situazione di urto bidimensionale o urto obliquo. E quindi dobbiamo utilizzare i vettori. Semplifichiamo poi le masse perché sono uguali. Alla fine otteniamo questa equazione vettoriale che lega la velocità iniziale della biglia battente, VA, alle due velocità d'uscita delle due biglie, VA' e VB'. Immaginiamo per esempio questa situazione, biglia battente che viaggia in orizzontale, biglia B ferma e immaginiamo che dopo l'urto la biglia B abbia acquistato questa velocità, la biglia A abbia modificato la sua velocità iniziale e adesso abbia quest'altra velocità. Allora prendiamo queste due velocità, VA' e VB', le due velocità d'uscita, le mettiamo con le origini in comune e facciamo la somma vettoriale tra VA' e VB', cioè facciamo quello che è scritto qua al secondo membro, la somma vettoriale delle due velocità d'uscita. Questa somma vettoriale è questo vettore di colore verde che otteniamo con la regola del parallelogramma. Questo vettore di colore verde, cioè la somma vettoriale delle due velocità d'uscita, deve essere uguale a VA, quindi la velocità iniziale d'ingresso della biglia battente. Questo è il significato della prima formula. Il significato, lo ripetiamo, è che la velocità della biglia battente VA è vettorialmente uguale alla somma vettoriale tra le due velocità d'uscita, VA' e VB'. Ora scriviamo la conservazione dell'energia cinetica nell'ipotesi che abbiamo fatto prima che l'urto sia elastico. Quindi l'energia cinetica della biglia A, della biglia B che è 0 perché la biglia B sta ferma e poi l'energia cinetica delle due biglie dopo l'urto. Semplifichiamo il fattore 2, semplifichiamo tutte le masse, tanto sono uguali, e otteniamo questa relazione che è simile a quella di prima ma è una relazione scalare anziché vettoriale e presenta i quadrati delle velocità. Le velocità sono le stesse di prima, quindi la velocità iniziale della biglia battente VA e le due velocità d'uscita dopo l'urto. Però qui è una relazione tra i quadrati ed è il teorema di Pitagora. Teorema di Pitagora applicato a uno qualunque di questi due triangoli che si sono formati qua. Quindi VA alla seconda è il quadrato di questo lato verde e VA' alla seconda e VB' alla seconda sono i quadrati degli altri due lati. Quindi questo e per esempio questo, oppure questo e questo. Il fatto che questo triangolo, questi due triangoli congruenti, soddisfino il teorema di Pitagora significa che sono triangoli rettangoli. Quindi il teorema di Pitagora ci dice che le due velocità d'uscita, VA' e VB', sono disposte a 90 gradi. VA' è perpendicolare a VB'. Lo vediamo meglio in questo ingrandimento. Se deve valere il teorema di Pitagora vuol dire che per esempio questo triangolo è rettangolo. La relazione che è venuta fuori dall'energia cinetica che si conserva è che VA alla seconda, quindi questo lato alla seconda, è uguale a quest'altro alla seconda più quest'altro alla seconda, quindi vuol dire che questi sono i due cateti. VA' e VB' sono i due cateti e l'ipotenusa è VA. Quindi vuol dire che questo angolo è un angolo retto come anche è un angolo retto quest'altro. Ma allora è un angolo retto anche questo tra le due velocità d'uscita, VA' e VB'.
Inoltre, come abbiamo visto anche nel video precedente, non è detto che ci sia una sola coppia d'uscita, ma a parità di velocità d'ingresso, VA, potrebbe anche accadere che le due biglie escono con un'altra coppia di velocità, VA' e VB'. Per esempio, queste due velocità qui, che sono diverse dalle due precedenti. L'importante è che anche queste due velocità, VA' e VB', siano perpendicolari tra loro, come in questo disegno. Infatti lo sono, perché vediamo che la biglia A va in questa direzione, la biglia B in quest'altra, e c'è un angolo retto, come c'era anche prima, tra le due direzioni di uscita precedenti. L'altra condizione da rispettare è che la somma vettoriale di queste due velocità sia uguale alla velocità d'ingresso VA, come anche era nel caso precedente. Per verificare questa condizione mettiamo l'origine in comune di queste due velocità, quindi le trasportiamo VA' e VB', in modo da metterle con l'origine in comune, facciamo la somma vettoriale, viene fuori un rettangolo, questa è la diagonale del rettangolo, e vediamo che effettivamente la somma delle due velocità d'uscita è vettorialmente uguale alla velocità d'ingresso VA. Quindi, data una velocità d'ingresso VA qualsiasi, con l'altra biglia ferma, non è vero che c'è una sola possibilità d'uscita. Ci sono in realtà infinite uscite diverse, ma tutte queste uscite avvengono a 90 gradi e tutte quante soddisfano la conservazione della quantità di moto, cioè la somma vettoriale delle due velocità d'uscita, VA' VB', è uguale alla velocità d'ingresso della biglia battente. Come già detto nel video precedente, il motivo per cui esistono infinite coppie d'uscita è perché l'impatto può essere più pieno oppure più di striscio. Nel primo disegno, nel primo caso, l'impatto è avvenuto più di striscio, e lo capiamo perché la biglia A procede quasi inalterata, arrivava orizzontale e devia leggermente. Invece il secondo impatto è avvenuto più pieno, e si capisce perché la biglia A invece ha modificato nettamente la sua velocità e ha perso un sacco di velocità anche. Vediamo infatti che dopo l'impatto si muove quasi ad angolo retto rispetto alla velocità iniziale. Quindi, riassumendo, con le biglie uguali di massa, la biglia B ferma e l'urto elastico, che è un'ipotesi ragionevole nel caso del biliardo, abbiamo dimostrato che dopo l'urto le due biglie non solo conservano la quantità di moto, ma si muovono in direzioni perpendicolari tra loro.